Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di Nonostante. Come sapete, il film di apertura di Orizzonti. Vi presento subito gli ospiti al tavolo, i produttori Paolo Del Brocco per Rai Cinema, Malcolm Pagani per Tender Stories, Francesco Tatò Damocle per HT Films, Viola Prestieri e Valeria Golino. Gli interpreti: Laura Morante, Lino Musella e Giorgio Montanini. Al mio fianco lo sceneggiatore Enrico Audenino e al centro regista, sceneggiatore e attore Valerio Massandrea. Amici, vi ricordo solo che il film sarà distribuito da BIM nel marzo 2025. Attendo le vostre domande. Vorrei cominciare io con il chiedere a Valerio da quali suggestioni nasce, diciamo, questa terra di mezzo, la condizione un po' particolare in cui hai messo i tuoi protagonisti, i tuoi personaggi. Ma diciamo che buongiorno a tutti. E la condizione in cui li abbiamo messi è stata successiva all'idea che abbiamo avuto in partenza, che era quella di raccontare una storia emozionante. Dice, qual è la cosa che ci emoziona di più? L'amore. Quindi molto con grande originalità abbiamo detto questa cosa e ci siamo immersi nell'idea di raccontare una storia d'amore classica, quindi con gli ingredienti base, diciamo, nonostante ci fossero il cinema e il mondo, la vita di ognuno di noi sia costellata di storie d'amore molto più interessanti di qualsiasi cosa uno possa concepire. Però una volta detto, ok, la strada più difficile è quella di raccontare una storia d'amore, cerchiamo di essere meno scontati possibile. E siamo partiti dal contesto assurdo in cui abbiamo messo questi personaggi fermi, immobili, in una condizione di costrizione, che però è una condizione puramente metaforica. Insomma, ci sono persone che hanno una vita normale, che pensano di condurre una vita normale, invece hanno una vita immobile, nonostante facciano cose, abbiano affetti, eccetera. Quindi è un film dedicato alle persone che riescono a uscire dagli argini, diciamo, e a vedere senza paura che cosa c'è da una parte e dall'altra. E la cosa che spinge ad andare a guardare questi aspetti della propria vita che nessuno conosce, non c'è cosa migliore di un innamoramento, di un incontro, perché poi l'innamoramento ti mette di fronte alle tue fragilità, alle tue vulnerabilità, e se hai il coraggio di affrontarle, insomma, secondo me la vita è migliore. Enrico, tu come hai lavorato con Valerio sul tentativo di rendere una storia d'amore originale, come avete fatto, insomma, con questi personaggi sicuramente fuori dal comune? Buongiorno. Abbiamo lavorato moltissimo su uno strano incastro, che è quello di normalizzare quella che ci sembrava una storia estrema. Nel senso, questa è una storia piccola che però per noi esplora dei limiti, il limite estremo in cui si può trovare un essere umano da un certo punto di vista. E l'idea che un innamoramento, come diceva Valerio, l'amore, potesse fungere da elemento rivoluzionario nella storia di questi due personaggi, che costituisse la loro ultima possibilità di incontrare la vita, di sentirsi vivi, è stata la sfida più grossa che abbiamo avuto in scrittura, perché volevamo che questo sentimento permeasse vite apparentemente normali. Noi abbiamo iniziato a lavorare a... Stai dicendo tutto molto meglio di me, una cosa che mi sta infastidendo tantissimo. Però io alle 9 che ne parlo, quindi ho pure le mie confusioni. Però sto rosicando come un cane. Vabbè. Abbiamo iniziato a lavorare a ridosso del Covid, nel senso che ci siamo visti
per raccontarci le prime idee, che erano gli ultimi mesi del 19, i primi del 20, e abbiamo lavorato nella prima parte in telelavoro. E credo che anche questa condizione qua di completo spaesamento che provavamo mentre ragionavamo sulla storia abbia poi condizionato questo equilibrio che abbiamo provato a cercare nel film. Uh-huh. È vero pure questo. Ci sono domande? Non ancora. Uno dei temi, diciamo, interessanti che emerge dalle relazioni tra questi personaggi è quello della memoria, no? Cioè la memoria ha un ruolo fondamentale, perché sulla memoria si costruiscono relazioni. Esatto. Ci racconti un po' come avete lavorato su questo elemento? Mi dispiace dirlo, ma è metafora anche quella, nel senso che la memoria poi è gran parte della vita delle persone, insomma, no? Non solo ricordare con nostalgia, eccetera, ma proprio il ricordo della vita vissuta e quindi dell'esperienza, il film, adesso non so come dirlo senza spoilerare, il finale del film parla di memoria, ed è un finale in cui un personaggio, quello interpretato da Giorgio, rompe uno schema e anche lui compie un atto rivoluzionario, cioè quello di, per la prima volta, di provare a far proseguire quello che abbiamo visto. Adesso non sono molto criptico, ma insomma, chi ha visto il film lo capisce. Chi ha visto il film capisce, sì. Esatto. Tutto qua. Ecco. Tu vuoi dirlo meglio? Dico. No, questa l'ho detta abbastanza bene, Andrea Manti. Andrea. Allora, c'è una domanda lì. Salve. Si sente? Sì. Alberto Fassina, Mattino di Padova. Il film è ricco di idee, di intuizioni, di invenzioni. Ce n'è una in particolar modo che mi ha colpito, però non so se sono io un po' pazzo visionario, ma a un certo punto in una televisione viene trasmesso un film che è La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati, e volevo sapere com'era nata questa cosa. Serviva un contributo e io ho pensato a quello, e il produttore di quel film, io l'ho fatto quel film, quindi è un amico, e mi faceva proprio piacere che ci fosse quel pezzo di Carlo là, e particolarmente poi con quei due pazzi che facevano la televendita del Mecagneto, come tu ricorderai, da Padovano. Quindi è stato un omaggio, sono contento che te ne sei accorto. Mi immagino, c'era un primo piano, quindi l'hai proprio bypassato il primo piano, sei andato sullo sfondo. vabbè, ma succede. Sì, poi siamo anche a un'ora di film, insomma, capisco che il protagonista, diciamo, lei. Non si sente però. No, ma è una cosa tra di noi, poi ne parliamo. Ok, va bene. Laura, Lino e Giorgio, che regista è Mastandrea? Ormai è la sua seconda opera, quindi un aggettivo devono dire, vero? no, possono anche articolare. È un nonostante. Perfetto. È un nonostante. E come avete costruito i vostri personaggi, che appunto sono reali ma al tempo stesso rimandano, no, a una dimensione metaforica, come dice Valerio. Valerio è molto, lui aveva chiaramente una visione estremamente dettagliata di quello che dovevano essere i personaggi. Ho fatto un po' di fatica ogni tanto a capire dove voleva andare, ma perfino tutto gli accessori, l'abbigliamento, ha seguito tutto passo passo, questi occhiali non vanno bene, questi sì, questi no, la spilla, la cosa. E anche quando dicevo le battute, io poi, nonostante tanti anni di mestiere, sono rimasta abbastanza insicura come attrice, qui evidentemente è una condizione incurabile, e quindi ogni tanto dicevo, oddio, non capisco che cosa. Grazie Laura, stai facendo un lavoro straordinario. E diceva, no, dilla meno auto, no, però più, così, più. E poi non lo so se sono riuscita a fare quello che tu volevi, Valerio. Questo assolutamente, lo devi dire, non solo io ero così, non proprio così, diciamo, invece tutti e tre
compresa la protagonista, a me mi hanno sorpreso tanto. Io dopo il primo film ho imparato a rispettare gli attori e a non chiedergli quello che avrei fatto io, no? Perché si impara anche quello. E loro, io avevo un'idea, ma loro me l'hanno anche capovolta completamente, quindi la mia confusione che trasferivo ai miei attori per renderli in un contesto, diciamo, di sicurezza interiore, eccetera, ha fatto sì che mi hanno dato dei personaggi che io neanche mi aspettavo, cioè non l'avevo scritti proprio così. Non siamo riusciti a fare quello che lui voleva, no, mi hai fatto una cosa meglio di quello che io volevo, diciamo. Questo volevo dire, potevo dirlo in due parole. Buongiorno a tutti. E io ho fatto anche l'altro film di Valerio, quindi è stata una seconda esperienza e sono stato chiamato in un ruolo completamente diverso, però che richiede delle sfumature simili, perché penso innanzitutto che Valerio non lavori su delle trovate, ma le storie che racconta, che sente, sono molto partono da un sentimento molto autentico, e in tutte e due credo che lui faccia leva molto sull'anima, ecco, dei personaggi, proprio sull'anima. E a proposito di anima, Montanini è quello che diciamo sta in mezzo, diciamo, a tutto, ai nonostante, alla realtà. Se vuoi continuo io. Quindi non devo parlare io, cioè, dovresti, no, era l'introduzione. Io lo ringrazio Valerio per l'opportunità, perché io ho percepito una sensazione da parte sua, una sensazione proprio viscerale in quello che faceva, proprio era una cosa molto sentita, non che gli altri registi non sentano quello che fanno, però in lui c'era proprio questa cosa quasi ancestrale, non so se dico cazzate, però penso, io l'ho percepita così, quindi è stato molto utile, è stato bellissimo lavorare con lui, anche perché io voglio continuare a lavorare, quindi non posso fare come Laura Morante che invece lo insulta, quindi vorrei ancora comprarmi casa, quindi... Cioè, è stato un bellissimo progetto, veramente, a parte la metafora e tutto, io faccio parte del mondo reale, cioè, non so se lo posso dire questo, ma comunque sono un personaggio al di fuori dei loro, e quindi è un trait d'union, come mi ha detto di dire Valerio prima, perché io non posso parlare, io non c'avevo libertà di parola, mi ha detto quello che devo dire. Sia non è vero, dai, così. scherzo, però il mio personaggio funge da trait d'union proprio tra la situazione che c'è metaforicamente e quella reale. Ecco, mi sembra di stare davanti la Stasi, cioè, non so quello che posso dire, se no mi trovo in un gulag dopo. Quindi no, scherzi a parte, è stato bellissimo e lo ringrazio ancora. Ci sono delle domande? Lì, prego. Buongiorno, Valentina D'Amico. Mi ha colpito e divertito molto questa idea di rovesciare il paradigma che mentre la vita delle persone in coma sia così ricca, piena di emozioni, quella di Vivi è piuttosto grigia. Volevo sapere un po' come avete lavorato per sviluppare questa idea. Anche questa è venuta, diciamo, cioè non è stato un concetto di partenza quello, però visto che raccontavamo queste entità, diciamo, in maniera molto naturale e ordinaria, cioè trattando quindi questi personaggi come se fossero normali, insomma, in una condizione normale, di riflesso è arrivata questa cosa e ce la siamo anche giocata, nel senso, a me l'idea che un certo tipo di persone si riconosca per strada e parli della propria condizione mi diverte. Credo che poi tutti ci riconosciamo, no? Ci sono persone con le quali possiamo parlare di tutto, altri no, insomma, quindi è un, cioè, io mi reputo un nonostante, come reputo i personaggi e anche le persone che mi stanno intorno nella vita, così, perché sono le persone più difettose ma più interessanti, con cui poi si cresce passo per passo. Questa cosa che lei ha notato è, l'ho notata pure io, ma mentre la facevo non è stata concepita, diciamo, all'origine. Posso dire perché mi sono rivolto a Viola e Valeria come produttrici, oltre sì, a portare Damocle, che è la nostra piccola società, a fare il suo primo lavoro. Perché io ho lavorato con Valeria
con Viola di riflesso, perché insomma ha prodotto il film di Valeria. Insomma, a me serviva che, raccontando questa storia, perché a Valeria gliel'ho raccontata, serviva una persona di cui mi fidassi, che mi dicesse lascia perdere oppure interessa. Siccome di lei mi fido ciecamente, quasi più di quanto mi fidi della mia, del mio istinto sulle cose, mi serviva la poesia e la creatività di Valeria e la clava di Viola, che è una clava non, diciamo, primitiva, come è una clava tecnica, pratica, perché è una produttrice molto solida, concreta, pratica, e quindi loro due, secondo me, sono, incarnano proprio il binomio perfetto di una società di produzione, non come noi che siamo quattro disgraziati che cominciano e fondano una casa di produzione nel momento peggiore del sistema cinema in Italia. Volevo dirlo io, così potete andare. Valeria. No, invece sentiamo Valeria e Viola, perché hanno così, si sono lanciate in questa avventura con Valerio. Comincio io. Valerio ed Enrico sono venuti a casa mia, a raccontarci il film. E noi naturalmente eravamo lì che lo aspettavamo, e si ha sempre un po' di timore quando un amico viene a proporti una cosa o a parlarti di una cosa, per ovvi motivi, perché se non ti piace l'intuizione o comunque di un estraneo, va bene, c'è un po' di disagio, ma va bene, ma se è un amico diventa tutto più, no? E quindi ci eravamo già preparate un pochino, no? Come si fa sempre, un po' a mettere le mani avanti, eccetera, no? C'era una tavola imbandita di dolci, cioè come caffè, se dolci, per farci salire lo zucchero a noi. Si ricordi questa cosa? Ma se lo ricorda anche Enrico, sì, io, sì, mi sembrava normale, insomma, la merenda, insomma, abbiamo fatto. E io ho lavorato con Valerio, prima abbiamo lavorato come attori insieme, abbiamo fatto il film di Giuseppe Piccioni che si chiamava Giulia non esce la sera, dove mi ha torturato per tutto il film, sì, pur adorandoci. È bella questa conferenza stampa, perché viene fuori un attore che tortura una collega e un regista che non capisce un cazzo e continuamente chiede a un'attrice come lei di ridire le battute. No, ma mi torturava anche fisicamente, nel senso, quando avevamo molte scene, quello era un film in cui c'erano molte scene in piscina, lui sott'acqua mi dava dei calcetti continui mentre io recitavo per disturbarmi, mi faceva, e poi era sempre incazzato, sempre scontento. Comunque siamo diventati molto amici durante questo film, però poi abbiamo fatto Euforia, poi dopo l'ho diretto come attore. Questo perché lo sto dicendo, cioè ho lavorato con lui sia da dentro che guardandolo invece, e quindi in qualche modo, e siamo anche amici, in molti sensi lo conosco, no? Non suppongo di sapere tutto di lui, però lo conosco, le sue reazioni, le sue cose. E quindi quando lui poi ci ha fatto il pitch, un paio d'ore, perché ci ha raccontato, doveva essere un pitch, ma è diventato praticamente scena per scena, ce l'ha raccontato, poi lui sa raccontare. Davvero sa raccontare. Noi tutte quelle mani avanti che avevamo messo già, no, in caso che, no, si sono abbassate, ci siamo divertite, ci siamo commosse all'idea, abbiamo detto, beh, lì c'è veramente un film in questa cosa, che non solo è un film che può essere di intrattenimento, e lo speriamo, ma è anche un film molto personale, molto personale, molto intimo di Valerio, e questo lo dico appunto senza, nel senso che io lo so, lo sento in come attore, in come reagisce, e anche perfino questa sua ritrosia di Valerio a, come dire, a esporre il sentimento, cioè che c'ha da attore, che è una specie di, che poi è quello che lo rende sempre interessante da guardare, cioè che anche quando non vuole far vedere una cosa, proprio trattenendola,
la rende più potente. E questo, io ho pensato che questo film aveva, oltre che delle sue cose intime, della sua vita privata, che ci sono, come, era in qualche modo, anche se non c'entra niente, c'era una biografia dietro, una sua biografia. E per questo mi sembrava commovente, buffo, tutto quello che poi avete visto nel film. Io ho detto, e anche Viola penso che adesso vi dirà, questa è una cosa che gli somiglia proprio e che lui maneggerà in quel modo così poetico, suo, personale. E quindi è questo il motivo per cui, cioè, finita quella riunione, ci siamo dette famolo, come direbbe un facciamolo, Valerio, facciamolo, cioè non c'è stato proprio dubbio. Sì. No, io siccome Valerio tanto mi descrive con questa famosa clava, allora faccio la praticona e vado avanti e dico che appunto dopo il pitch abbiamo deciso di andare avanti. Ovviamente siamo andati da Rai Cinema, che aveva già prodotto il primo film di Valerio, e poi abbiamo chiesto anche, diciamo, una collaborazione a Malcolm e a Moreno Zani di Tender Stories, e quindi la compagine produttiva nutrita e folta è qua, e Francesco rappresenta Damocle assieme a Michele e Oscar. Io ho fatto la parte pratica, hai visto? Sì, la clava? Bellissimo. Grazie. Cioè. E Paolo Del Brocco, Malcolm Pagani e Francesco Tattò, siamo quasi in chiusura, ma vorrei sapere anche da voi che esperienza è stata il lavoro su questo film. Ma diciamo che con Valerio ci sentiamo spesso per motivi di alto livello, facciamo delle riflessioni profonde, eccetera, e la cosa bella è che lui c'ha sempre molto pudore. Immagino. No? E ogni tanto per mesi, no, c'ho un'idea, c'ho un film, c'ho qui, c'ho lì, ma lui c'ha molto pudore a raccontarlo, quindi finalmente dopo tanti mesi si è capito qual era questa idea. No, a parte gli scherzi, secondo me, adesso vado su una strada più semplice. Il concept di questo film è molto forte, a mio avviso. L'idea era fortissima, è originale, è quello che serve un po' al nostro cinema, anche quando va su una strada autoriale. E quindi naturalmente un po' la fiducia nella persona, un po' la compagine produttiva, la storia, la sceneggiatura, che era sicuramente molto molto bella. Insomma, non è che ci abbiamo avuto grandi dubbi, onestamente, per partecipare a questo film. Siamo felici di averlo fatto, perché secondo me è un film che ci avrà in generale una lunghissima coda anche in futuro. Poi sarò più preciso, ma non adesso. Marco. Cercherò di essere più breve di Giorgio Montanini. Voglio solo dire che sono grato a Viola Prestieri, a Valeria Colino e a Valerio Mastandrea per averci coinvolto nel film, perché lavorare tra amici, senza dover necessariamente mettere le mani avanti, ma appunto disarmandosi, è la cosa più bella che possa capitare. E sono molto contento che un film così ardito e così acrobatico, proprio nella sua costruzione, sia riuscito, a mio modo di vedere, così bene. Non era semplice per niente raccontare questa storia. Io invece voglio solo dire una cosa. Ho accompagnato Valerio nel suo esordio alla regia, oltre a non essere cattivo, e volevo dire a tutti voi che è cresciuto, è diventato un regista migliore, e lo scoprirete vedendo questo film. Ma questa non era prevista, questa cosa. Io pensavo parlassi della società, che comunque. Vabbè, io cerco di cancellare questa cosa dicendo che la nostra società si chiama Damocle. E vedrete, avete visto il logo, diciamo, ecco, per ricordarci. No, vabbè, per ricordarci che comunque nel fare questo mestiere si portano in campo delle responsabilità sempre, e che un film non è mai solo un film. Quindi abbiamo questa spada che ci governa da sopra, e come ci muoviamo ci segue. Questo è un messaggio di speranza per tutti. Ottimismo e speranza. Grazie, noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.